gol li subisco io. Ecco, perfetto. Sì, guarda, subendoli a sto modo, guarda. Perfetto, sei pronto? Ma che sto sentendo? Dobbiamo fare la classifica dei gol subiti. Ma voglia che la mi fai entrare nella parte dei gol subiti. Entriamo nella parte dei gol subiti, degli autogol subiti. Ma vi chiediamo una marea di mi piace per altre prediction, per le reaction alle prediction, lasciate almeno 10.000 mi piace. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. È passato un uccello che era un piccione. Le dimensioni di un condor. Esatto. Mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche su questo canale. Ma ci abbiamo anche altri due canali YouTube, uno di calcio parallelo a questo e uno non di calcio, li trovate in descrizione o cliccando semplicemente qui. Ma se volete restare sempre aggiornati sul mondo del calcio e sulla vostra squadra del cuore, il signorino vi sta per proporre un modo completamente gratuito per farlo. Vi basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e andare a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Statistiche, notizie, curiosità, ragazzi, tutto a portata di app e come sempre in maniera completamente gratuita. Cosa volete di più da un'applicazione completamente gratuita? Me lo dovete spiegare. La classifica dei gol fatti l'abbiamo fatta, andatela a recuperare. Qui potete ovviamente, come negli altri video, partecipare anche voi, fare le vostre prediction, quindi scrivete le squadre e i gol che secondo voi le squadre subiranno appunto per la prossima stagione qui sotto nei commenti. Poi quando andremo a fare le reaction potrete riprendere anche voi il commento qui sotto e gareggiare con noi per vedere chi ci ha indovinato di più e chi ha sbagliato di più in assoluto. Ti avevo chiesto anche in questo caso l'ordine alfabetico. Ok, partiamo dall'Atalanta e, come abbiamo fatto nel video precedente, ti dico quanti gol l'Atalanta ha subito lo scorso anno, mi dici quanti secondo te ne subisce quest'anno. Bene. Fatelo anche voi qui sotto. L'anno scorso l'Atalanta l'ha subito 47, quanti ne subisce quest'anno secondo te? 6? 50. Ah, interessante, aumenta i gol subiti secondo paga, te. Paga, paga. Io invece... di meno. Sono andato su 45. Secondo me registra quel qualcosina in più l'Atalanta e ne subisce un paio di meno. Ci può stare. Passiamo al Bologna. Vai. Il Bologna l'anno scorso, ragazzi miei, ha subito la bellezza di 65 gol. E io ti chiedo, quest'anno secondo te quanti ne subisce? Un po' di meno. Sono 60 per me. Per me sono 67. Quindi ne subisce più o meno, hai confermato. Due in più. Ok. Ok? Va bene. Andiamo avanti e andiamo al Cagliari. Sì. Il Cagliari nella passata stagione ha subito la bellezza di 59 gol. Quanti ne subisce secondo te quest'anno? 60. Quindi bene o male là. Esatto. Io ho esagerato. De più? Per me ne subisce 72 il Cagliari. 72? Ne fa tanti, ma ne subisce tanti. Ammazza, ammazza. Andiamo ad una neopromossa, quindi ovviamente andiamo all'Empoli e abbiamo, ragazzi miei, come termine di paragone la Serie B della passata stagione, l'Empoli che ha vinto la Serie B e ha subito solamente 35 gol in 38 partite, ma la Serie A è un'altra cosa, quindi ti chiedo quanti gol subisce l'Empoli? Ne subisce tanti, secondo me. Quanti? 90. Per me ne subisce 82. Io ho sparato altissimo. Io pure. Tanti non messi. Io pure. Ma preparati che ti sorprenderò, perché io su tante quest'anno ho sparato alto. Perché secondo me si faranno tanti gol di più e se ne subiranno, perlomeno me lo auguro, per la bellezza delle serie. Per lo spettacolo. Esatto. E se ne faranno e subiranno tanti di più. Basta che non diventa il campionato olandese. Ok, tutti over. Sarebbe invece figo, perché se beccherebbero schermi tutti i giorni. 59 gol subiti dalla Fiorentina la scorsa stagione, quanti ne subisce secondo te quest'anno? Di meno, 55. Per me invece ne subisce 65. Sono tantissimi, eh? Mazza. Sono tantissimi. Sono tanti. Però, secondo me, ne subisce 65. Genoa. Il Genoa l'anno scorso ha subito 58 gol e ti chiedo quanti ne subisce secondo te quest'anno? 60. Più o meno stiamo lì. Per me 69. Per me il Genoa subirà parecchi gol in più. Ok. Andiamo all'Inter. E qui sono molto curioso di sapere quello che hai fatto, quello che hai predetto. Sì. Perché l'anno scorso, da campione d'Italia, con un altro allenatore, con un gruppo un po' differente, l'Inter ha subito solamente 35 gol.
che se non sbaglio è la miglior difesa della Serie A della passata stagione. Quanti ne subisce quest'anno? 45. 10 in più? Io invece, e forse sono stato un po', forse buono, chi lo sa, per me subisce 39. Solamente comunque 4 pochi in più rispetto alla passata stagione. Però se consideri che l'anno scorso sono stati campioni d'Italia. Certo. Anch'io ho una fame bestiale. Se avete sentito? E va bene. Juventus l'anno scorso quarta in classifica ha subito solamente 38 gol in realtà. Non ne ha subiti tanti. E io voglio sapere da te quanti gol subisce secondo te la Juventus quest'anno. 30. 30? Sì. Per me la Juve ne subisce 38 pari. Pari messo uguale a quelli che ha subito nella passata stagione. Andiamo alla Lazio. Sì. Lazio De Sarri l'anno scorso ne ha subiti 55, ma c'era un altro allenatore. Cambia il modo di giocare. Quanti ne subisce la Lazio secondo te? Per me sono sempre 55. Per me migliora leggermente. E ne subisce, spero di no, ne subisce 50 a mio modo di vedere. Ci può anche stare. Ma vediamo, guarda, andiamo a vedere. A Lazio subisce 4 gol in tutta la stagione. Cagliari ha messo 72, 12 gol in tutta la stagione. Andiamo avanti. Milan. Il Milan ha subito 42 gol nella passata stagione. E ti chiedo, senza Gigi 41? Sì. Ok. Che ho detto? 42. Ok. E senza Gigi Donnarumma, quanti gol subirà il Milan? Per me non cambierà tantissimo la storia. Sono 45 gol subiti. Io ho ipotizzato 42. Quindi comunque l'idea ce l'abbiamo simile. Assolutamente sì. Andiamo a Napoli. Napoli che nella passata annata ne ha subiti 41. Quanti ne subisce secondo te in questa stagione? Di meno. Tipo? 35. Ah, quindi una delle migliori difese secondo te il Napoli. Sì. Io mi sono mantenuto su quegli standard. Secondo me ne subirà 40. Credo che bene o male sarà quello, okay, lo score. E adesso passiamo alla nostra squadra del cuore, perché l'anno scorso ne ha subiti 58 dei gol la Roma, che non so pochi. Quanti gol subisce secondo te quest'anno? Forse ho esagerato, forse ho messi troppi pochi. Quanti? 45. Allora, rispetto all'anno scorso. Io me lo auguro che ne subiamo molti di meno. Mourinho, squadra un po' più, speriamo, solida a livello difensivo. Io ho messo che ne subisce 50. Quindi comunque, però quello è abbassato meno rispetto a, secondo me con Mourinho si potrebbe trovare un po' più di solidità difensiva. Vediamo. Quindi 50 gol subiti dalla Roma. Salernitana, dobbiamo andare a pescare i gol subiti in Serie B. Nella passata stagione ne ha subiti solamente 34. Sì. Voglio sapere da te quanti ne subisce quest'anno. 90. Pari pure e me. La Salernitana subirà, a mio modo di vedere, una marea di gol. E fu così che subì 7 gol in totale. Sampdoria, 54 gol subiti nella passata stagione. Quanti ne subisce secondo te quest'anno? Si alzano un pochettino, sono 60 per a me, mio modo di vedere. 63. Quindi leggermente più di te. Il Sassuolo l'anno scorso ne ha subiti 56. Quanti ne subisce quest'anno secondo te? Un po' di più. 65. 62. Quindi anche per te aumentano. E là sono curioso poi di vedere a fine anno chi ci è andato più vicino, esatto. Lo Spezia. Lo Spezia, ragazzi miei, l'anno scorso ne ha subiti 72. E non sono per niente pochi. È cambiato l'allenatore e io voglio sapere da te con Thiago Motta quanti ne subiscono. 75, comunque. Io ho esagerato. Io prevedo parecchi gol subiti dallo Spezia. Quanti? 87. Per me lo Spezia subirà tanto. Tanti gol. 87. 72 secondo me peggiorerà ancora di più. Ammazza. Torino l'anno scorso ha subito 69. 9 gol. Quanti ne subisce quest'anno? Migliora. Quanti? 60. 70. Quindi tu hai confermato. Subisce anche un gol in più secondo me. Ho esagerato. Ammazza. Ma andate a vedere il video precedente anche con i gol fatti. Insomma, ho esagerato e non poco. Udinese, 58 gol subiti. Quanti ne subisce quest'anno?
65, un pochino di più. Per me 69. 4 gol in più di te. Ok. E mo qua sono curioso. Al Venezia quanti, andiamo a vedere innanzitutto quanti ne ha subiti. 39 nella passata annata, ovviamente in Serie B. La Serie A, ripetiamo un'altra cosa, quanti gol subisce? 70. Non tantissimi. Per me il Venezia subisce 92 gol. 92? Per me il Venezia subirà tantissimi, ma tantissimi gol. 92? Che è praticamente quello che ha subito l'anno scorso il Crotone. E infatti una è proprio quello che stavo vedendo. Di gol. Ammazza. E poi il Verona. Verona che ha subito 48 gol nella passata stagione, ma è cambiato l'allenatore. Quanti ne subirà quest'anno secondo te? Beh, Verona l'ho messa un pochino più alta. Quanti? 60. E per me 61. Quindi abbiamo avuto lo stesso identico pensiero. Con Di Francesco potrebbe subire più gol. Fate anche voi le vostre prediction, mi raccomando, qui sotto nei commenti, così poi quando andiamo a fare le reaction le riprendiamo e se mettiamo le mani ai capelli tutti uno peggio dell'altro, sempre se i capelli in capo ci rimangono. Eppure a voi, perché mica solo a noi andiamo se ne grattata. Yeah. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, compreso tutto in descrizione, qua contenuti consigliati. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao, ciao. Regà.